Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. È una Pasqua senza precedenti, una Pasqua destinata ad entrare nella storia, una Pasqua senza cerimonie religiose, senza messe, senza sacerdoti, un'ora terribile nella storia della Chiesa. Eppure c'è qualcosa più grave di questo. Non è l'assenza dei sacerdoti che celebrano le messe e che amministrano i sacramenti, è l'assenza della loro fede, la perdita della fede di questi sacerdoti che, avendo perso la fede, sono incapaci di comunicarla, e i fedeli ne sono vittime. Tutto questo passerà, tutto questo è permesso dalla Divina Provvidenza per il nostro bene. Ciò che ci viene chiesto è la fedeltà, è la perseveranza e soprattutto la fiducia nel Signore. Alla crocifissione e morte di Gesù segue la sua resurrezione. È in questo spirito che vi propongo un passo del radiomessaggio Urbi et Orbi che Pio XII rivolse ai cattolici di tutto il mondo nella Pasqua del 1957, un anno prima della sua morte. Dice dunque Papa Pio XII: considerate, diletti figli, che cosa avviene in una notte di tempesta. Sembra che la natura sia sconvolta e giunta alla sua ultima ora, senza speranza. Il viandante smarrito non ha neppure la debole luce delle lontane stelle per raccogliere fiducia e direzione. Le piante, i fiori, tutto il palpitare della vita è sommerso nell'ombra, ombra quasi di morte. Come sarà possibile ridestare il canto e il profumo? Pare che ogni sforzo sia inutile. Gli esseri non si riconoscono nella oscurità, la via non si ritrova, le parole si perdono nell'infuriare della procella. Eppure tutti gli elementi vi sono. Nelle zolle stesse della terra è un fremito di attesa, i semi gemono nella sofferenza, gli uccelli dell'aria hanno ferme le ali desiderose di liberarsi nel libero volo. Ma nulla si può muovere. Ecco però che verso l'oriente un tenue chiarore appare. Il fragore del tuono si calma. Il vento dilata le nubi e appaiono ridenti le stelle. È l'aurora. Il pellegrino si arresta. Un sorriso compare sullo stanco volto mentre l'occhio ardente si illumina di speranza. Il cielo si imporpora. Si succedono con rapido ritmo i colori che via via si sbiancano. Un ultimo fremito, un guizzo, un bagliore è il sole. Si scuote la terra, si desta la vita, si leva un canto. Anche la notte che precedette la risurrezione di Gesù fu notte di desolazione e di pianto, fu notte di tenebra. I nemici di lui erano soddisfatti di aver chiuso finalmente nella tomba il seduttore del popolo. Percosso il pastore, il piccolo gregge era andato disperso. Desolati, sconcertati, gli amici di Gesù sono costretti a nascondersi per il timore degli scribi e dei farisei. Gesù è nella tomba. La salma giace sulla roccia fredda e tutto il suo corpo è ancora piegato. Le labbra sono mute. Che rimane più delle sue parole che sapevano animare, confortare, illuminare, le sue parole così piene di maestà e di sapienza? Dove sono i suoi comandi ai venti e alle tempeste? Dov'è il suo potere di sfuggire alle diaboliche insidie dei suoi nemici o di far fronte coraggiosamente ai loro furori? Dov'è la sua facoltà di sanare i malati, di risuscitare i morti? Tutto pareva finito e sono stati sepolti con lui nella tomba non solo gli ambiziosi progetti di alcuni, ma anche le discrete speranze di molti. Tutto è finito, vanno mormorando gli uomini, e nella loro voce è l'espressione di una disperata tristezza. Tutto è finito, pare che rispondano le cose. Eppure, chi avesse potuto guardare oltre la pietra che chiudeva il sepolcro, avrebbe avuto l'impressione che gli occhi di Gesù non fossero chiusi per la morte.
ma per il sonno. Né vi era traccia di corruzione nelle sue membra, e il suo volto aveva ancora ben visibili i segni della sua sovrumana bellezza, della sua infinita bontà. Dopo la morte, il corpo di Gesù, come la sua anima, rimase congiunto col Verbo, con la divinità che vive ed opera in quelle membra. Poco lontano, in una casetta modesta e silenziosa, arde una fiamma di fede non mai spenta. Maria attende fiduciosa Gesù. Ed ecco la terra trema, l'angelo scende dal cielo, rovescia la pesante pietra che chiude il sepolcro e si assiede maestoso e sereno su di essa. I soldati fuggono e vanno a portare rudemente ai nemici di Gesù la prima prova della loro bruciante sconfitta. È l'alba ormai. La notte è finita. Con essa è finita l'angoscia, è finito lo spavento, sono scomparsi i dubbi, si sono illuminate le tenebre. È tornata la speranza, la certezza. Splende di nuovo il sole. Si leva un canto festoso, resurrexit, alleluia. Per questo, dice ancora Pio XII, la notte di Pasqua fu notte vera, notte di passione, di angoscia, di tenebre, eppure notte beata, vere beata nox, perché sola meritò di conoscere il tempo e l'ora nella quale Cristo risorse da morte, ma soprattutto perché di essa fu scritto: la notte si illuminerà come il giorno, et nox sicut dies illuminabitur. Una notte che preparava l'alba e lo splendore di un giorno luminoso. Un'angoscia, una tenebra, una ignominia, una passione che preparavano la gioia, la luce, la gloria, la risurrezione. Sono passati 70 anni dalla morte di Pio XII. Quante cose sono successe da allora. La Chiesa vive oggi una notte di passione, di angoscia, di tenebre. Eppure dobbiamo confidare nella risurrezione. Anche la notte del nostro tempo si illuminerà come il giorno. Et nox sicut dies illuminabitur. Quando, come, non lo sappiamo, ma la tragica pandemia che affligge l'umanità ci spinge a volgere lo sguardo al cielo. Tutto ciò che accade ha un significato. Anche questa Pasqua, senza messe e senza pastori, è permessa da Dio per preparare tempi migliori. Sarà Lui, il Signore, a fare tutto. A noi è richiesto solo di abbandonarci ai disegni della Divina Provvidenza. Dio non è mai sconfitto nella storia ed è Pasqua, l'ora in cui Gesù risorge. Una santa Pasqua a tutti gli ascoltatori di Radio Roma Libera. Oggi c'è radioromalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.